Nella giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Napoli sceglie il tema della street art come strategia educativa per coinvolgere i ragazzi. Questo pomeriggio in via Verrotti al Vomero è stato inaugurato il murales dell'artista Iorit, realizzato con i giovani della quinta municipalità nell'ambito del progetto Adolescenti. Con il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore al welfare Roberta Gaeta, presente anche Ilaria Cucchi, sorella di Stefano e protagonista del ritratto. Io credo che l'area sia un orgoglio di tutto il paese, perché come dicevo prima rappresenta una lotta di giustizia. Forse lei è la vera patriota italiana, al di là della retorica che fanno molte persone. A 9 anni dalla morte di mio fratello, questo posso dire, che vedo che dei grandi passi in avanti sicuramente ne sono stati fatti, soprattutto nella coscienza, nella mente delle persone. E mio fratello Stefano 9 anni fa moriva di botte, moriva di giustizia, moriva di carcere, ma moriva anche e soprattutto di indifferenza. Quello che posso dire è che anche rispetto alle manifestazioni di solidarietà che sono sempre di più, in particolare dopo l'uscita del film che racconta la storia di mio fratello e che risale a più di 2 mesi fa, assistiamo a un'onda che non si ferma più, di centinaia e centinaia di persone che tutti i giorni, tutte le sere si riuniscono in svariate città d'Italia per guardare la storia di Stefano Cucchi. Con Iorit stiamo facendo tante cose in città per la creatività urbana e la street art, e questo mi riempie di orgoglio, perché è un modo per portare messaggi forti, bellezza anche in luoghi complicati. E poi oggi sono particolarmente lieto di dare il benvenuto nella nostra città a Ilaria, perché seguo Ilaria da molti anni e so quanto è stata ed è determinante per la giustizia e la verità di una pagina ignobile e criminale che ha contraddistinto la storia istituzionale del nostro paese, cioè la morte e l'omicidio di Stefano Cucchi.